tutti! Oggi vi mostrerò come ho realizzato la tag Wildflowers. Sono partita da una tag realizzata da un basil bianco e con lo stencil Flourish e la grit paste sono andata a creare questa texture. Una volta asciutta la grit paste ho passato tutto con il gel medium da cima a fondo. Ho scelto di fare la tag su basil bianco proprio per avere la tramatura stile tela che lo caratterizza. Una volta asciutto anche il gel medium, con del gesso e una card di plastica sono andata a rovinare un po' queste tramature molto evidenti, sia quella che ho fatto con la grit paste e lo stencil, sia quella propria del basil, in modo che non ci fosse così tanta regolarità. Ora tocca ai Distress Crayons. Ho scelto dei colori in gradazione tonale. Partendo dall'alto sto usando il Walnut Stain, poi schiarisco verso il verde con il Pillow Paint, lo Shabby Shutter e infine l'Old Paper. Essendo tutta la tag ricoperta da gel medium e da gesso, riesco a ottenere uno splendido effetto con la Ghost Technique. Sono andata poi a depositare un po' di crayons sui bordi della tag, sempre seguendo la gradazione tonale di prima. Ora vado a realizzare l'abbellimento più importante della tag utilizzando le Dewdrops di Robin Nest. Anche in questo caso andrò in gradazione tonale, ma questa volta andrò al contrario, ovvero partendo con il colore più scuro dal basso per arrivare al colore più chiaro verso l'alto. Ho scelto anche dei colori leggermente differenti, invece di essere sulla scala tonale del verde oliva, sarò su una scala che va dal marrone a un'ambra fino ad arrivare a un giallino trasparente molto chiaro. Come secondo abbellimento ho scelto di fare questi centrini con il vellum. Come vedete, da un unico centrino ho ricavato le tre parti che vado a incollare con il gel medium sulla tag. Utilizzo le mollette di metallo per rinforzare la presa mentre il gel medium si secca. Quando tutto è pronto, procedo con degli schizzi, prima con l'acrilico nero diluito con acqua. Non mi pongo problemi, schizzo ovunque, sia sulla tag che sui centrini, sia soprattutto sulle Dewdrops. Poi procedo anche con l'acrilico bianco. È arrivato il momento di preparare le timbrate. Utilizzo la stamp platform e vado a timbrare con il Versamark questi fiori di campo su un basil puff cream. Poi embosso a caldo con della polvere nera. Come vedete non ho fatto una doppia timbrata proprio perché volevo anche in questo caso che la tramatura del basil vincesse sulla completezza della timbrata. Ho ritagliato lasciando un leggero bordo avorio e poi ho realizzato dei fili di cartoncino nero che nella mia composizione poi rappresenteranno dei fili d'erba. Prima di incollare i fiori dispongo questi cordoncini, uno bianco un po' più spesso e uno nero sottile da cucito, e li blocco qua e là con dei punti metallici. Faccio in modo che i punti metallici siano il più possibile coperti dai fiori. I fiori verranno incollati in rilievo con del biadesivo spessorato.
battuto con la mia vecchia macchina da scrivere la parola wildflower per diverse volte con il nastrino nero e una volta col nastrino rosso. Li ho incollati su questo cartoncino nero in modo da fare una mattatura. Ed ora andrò ad incollarli sul bordo sinistro della tag con un goccio di colla e bloccati con un punto di metallo. Con qualche goccia di colla nuvo ora vado a bloccare i fili d'erba aiutandomi con la punta del mulino. Ed ora, con un pezzo di corda, preparo un fiocchetto in cima alla tag. Ed ecco che il progetto è pronto. Spero che questo video vi possa essere stato di ispirazione e vi aspetto per i prossimi. Buona giornata a tutti. A presto!